È ormai avviata la Settimana Santa a Gerusalemme, dove si comincia ad entrare nel vivo delle celebrazioni, già iniziate nei santuari che caratterizzano in modo assolutamente unico questa santa città. Tante liturgie che nelle diverse chiese scandiscono di ora in ora i passi verso la Pasqua, tra chi attende la resurrezione e chi sta per entrare nella Settimana Santa, come gli ortodossi che domenica prossima celebreranno le Palme. In questi giorni, fra l'altro, cade anche la Pasqua ebraica e domani, con il Seder Pasquale, la tradizionale cena celebrata in famiglia, inizierà la settimana degli azimi, durante la quale gli ebrei non mangiano nessun lievito. Sono una guida e lavoro per il Centro per le Relazioni Ebraico-Cristiane. Cerchiamo di rendere gli israeliani più consapevoli delle comunità cristiane locali. Pesach è la festa della nostra liberazione, quando Mosè liberò il popolo dall'Egitto. La festa inizierà domani notte, che si chiama Lailat HaSeder. È la vigilia in cui ci troviamo tutti insieme per vivere e ripetere la storia dell'uscita dall'Egitto. Ripetiamo e ricordiamo i miracoli che Dio fece per noi più di 3.000 anni fa. Mangiamo molto e passiamo molto tempo con la famiglia. Questa è la cosa principale. Tutta la famiglia si trova insieme. Penso che questo periodo offra una grande opportunità per portare gli ebrei a vivere l'atmosfera multiculturale, a vedere le feste ebraiche e allo stesso tempo le celebrazioni cristiane. Aspettiamo migliaia di persone, ebrei e cristiani, nelle prossime 2 settimane. Credo si aspettino centinaia di migliaia di pellegrini, forse, per la cerimonia del Fuoco Santo nel prossimo fine settimana. Eppure, bisogna dirlo, si vive un clima di attesa, ma anche una strana calma nel cuore della città santa. Se è vero che una gran folla, tra cui moltissimi pellegrini, hanno partecipato alla tradizionale processione della Domenica delle Palme, tuttavia le speranze degli operatori del turismo sono per ora disattese e al momento si registrano poche presenze. Malgrado ci sia una ripresa nella situazione dei pellegrinaggi, dopo la crisi seguita alla guerra di Gaza, non si registra un tutto esaurito come l'anno scorso. Speriamo che vengano molti pellegrini, ma non mi sembra che ce ne saranno così tanti. Tanti vengono dalla Grecia, dalla Russia, Cipro, tutti i paesi ortodossi, ma quest'anno non sappiamo. Sono meno per ragioni economiche, forse. Auguro innanzitutto che tutti i cristiani possano visitare Gerusalemme e spero che vengano in moltissimi. La città vi aspetta, è la città santa e la santità aumenta quando la gente viene e porta questo rispetto e onore a Gerusalemme. Auguro a tutti loro una felice Pasqua e una buona atmosfera in questa città, un tempo di pace. Per i cristiani Gesù è Dio che porta la pace al mondo e la pace agli esseri umani, che sarà anche pace per le nostre religioni.